Un'altra notiziola, no? L'Aquila. Bambino schiaffeggiato durante la messa. La messa in onore dei carabinieri non riusciva bene. Un chierichetto era un po' troppo lento e impacciato e per cercare di scuoterlo il prete gli ha rifilato un ceffone dietro il collo facendolo piangere nel bel mezzo della cerimonia. Il ragazzino ha anche riportato un graffio dietro la nuca. A Pizzoli, il paese dell'Aquilano, dove è accaduto il fatto, si sono scatenate le polemiche nei confronti del vescovo, a cui viene chiesto di rimuovere il parroco Manesco, e naturalmente contro il prete Don Paolo Piccoli, il quale si sente nelle vesti di un novello Don Camillo, e dopo essersi scusato col bambino e i suoi genitori, lui non ha a scusarsi, lui non si deve permettere di alzare le mani, ma stiamo scherzando, si scusa. Porca vacca. La verità è che qui sono tutti comunisti e vogliono cacciarmi via. Cioè, lui mena le mani e gli altri sono comunisti. Cioè, questa logica è bellissima. Io mi ricordo, scacciavano i demoni, Stalter era comunista perché aveva i demoni dentro. Stalter lo contestano perché è miliardario e fa soldi, ma chi lo contesta è un comunista. Questa logica non è che mi piaccia molto, eh. Questa logica si giustifica un po' troppe cosette, ragazzi. Questo è un Manesco e ha picchiato un bambino. Ma soprattutto un manesco nelle vesti di un Sì, prete, un mentre stavo facendo cosiddetto messa. prete, Se fra no, dove parentesi. stavo facendo messa? Sono sempre le contraddizioni enormi che ci sono dentro. E naturalmente le cose possono anche non apparire, non vedersi. Magari. No, basta Giampaolo. Un bicchierino da No, possono anche non vedersi, ma dopo le contraddizioni esplodono, le contraddizioni vengono fuori. Cioè, quello che c'è dentro necessariamente viene fuori. Quando una persona è stata educata a muoversi in un certo modo, è educata ad essere la demandata del Dio padrone, può farvi tanti salamelecchi, può usare anche un linguaggio gentile, ma dopo vi esplode. Deve esplodere, perché lei deve essere il Dio padrone e il Dio padrone deve mettere in ginocchio le persone più deboli. E questo non può non succedere. Non può non succedere. Allora, l'ultima notizia, se volete, ve l'ho letta dal Gazzettino del 12-12-1998. Vediamo un attimino. Pronto? E vi do un'altra notiziola divertente, divertente, perché no? E ve la do dalla Repubblica del 13, sì, 13 dicembre 98. Cosa è successo il 13 dicembre 98? Appello dei vescovi per l'ora di religione. L'osservatore possibili fondi pubblici. C'è che paga tutti quanti gli insegnanti. Aspetta, lo Stato paga gli insegnanti, ma gli insegnanti non sono assunti, sono dei precari che anno per anno o mese per mese la curia può cacciare via. Per cui sono della gente che deve insegnare qualcosa sotto ricatto, che è una cosa costituzionalmente inammissibile ed è stata fatta una deroga alle leggi dello Stato proprio attraverso il concordato. Cioè attraverso il concordato si è permesso che delle persone diventassero dei portatori È di un menzogna. compromesso, Eh sì, che va è avanti, veramente una veramente. porcata. Però appello dei genitori per l'ora di religione. La parità scolastica e l'obbligo per le scuole non statali di adeguarsi ai standard pubblici, di accettare l'iscrizione di studenti non cattolici e di abbandonare l'educazione confessionale ha mobilitato una parte del clero. Così ieri i vescovi italiani sono scesi di nuovo in campo, questa volta per raccomandare a studenti e genitori di non abbandonare l'ora di religione. Secondo la conferenza episcopale sarebbe una grande opportunità per l'educazione morale e spirituale per riscoprire e riappropriarsi delle proprie radici. No, è un'opportunità che hanno vescovi e preti per stuprare il divenire e le trasformazioni dei bambini, per avere un'opportunità in più per metterli in ginocchio. Questa è la realtà. Questa è ciò. E siccome la gente si sottrae da questo orrore, da questa aberrazione, almeno questa, visto che è facoltativa, mi estraggo, fanno l'appello affinché i genitori mettano in ginocchio i loro stessi figli. Sei pronto? Claudio, Dimmi. sono Laura, ciao. Ciao bella. Come stai? Bene? Sì, benissimo. Ho sentito il discorso del frate. Mimmi Fiorico Grandi, perché anche se i capelli Sì. granditi, ma che si vuole difendersi. Ma se siamo nel voto, come minimo che una peata che lo tocca solo al frate. Vero.
Ma... Sì, mi si chiedavo. Se chiedavi la mio nevoto, che vedo mi... Mi come minimo che arriva la peato che lo tocca solo. Sai che lo tocca solo, sì, no? Sì, la maggior parte, ecco. Che fosse il frate, che fosse il scalpore, che fosse la lema che arriva dalla peala. Appunto, ma infatti, ma non esiste neanche, scherzo. Ti vedi che non sono tanto buona. Beh, ma so che ti si natura. Nel senso che, per l'amor di Dio, ma se mi tocca in modi... Sì, ma... Ma mi faria anche se non se me ne vodo, mi viene l'impito di... Sì, ma infatti... Che diria magari ciò, brutto disgraziato, eccesa di merda, tutte parlate. Pensa se del mio sangue mi viene... mi ribolle. Certo. Mi bolle il sangue, pensati. Quando i preti avranno stancato le donne, allora sarà la fine della Chiesa. Beh, forse domani. Perché le donne non perdonano e hanno ragione. Ah, non me ne frega di preti, di frati, di nacati, di sunimi. Io ho una mia religione personale, la mia coscienza. Brava. Sì, brava. Che io volevo essere. Comunque, guarda, Mino, penso che mi sia capitata una volta per un fatto del mio nipote, un nipote di 10 anni, che è un maledetto che io conosco qua, ha chiesto una parolaccia. Grande, me ne vado, no? Che già ero amico, tendevo. Perché mi ha detto, signora, vado un attimo, tornando robe qua al supermercato. E gli ha detto, mi te dà una protezione, a me ne vado che ha 10 anni. Brutto maledetto che non tutti i colori. E mi dava una ciaffa a me dopo, No, di buona che non era, né mio figlio, né mio marito, è stato mio figlio, perché io alzavo dei 4-5 metri, E il figlio si è cascato io, il piccolo mio, me ne vado. Nonna fa la mamma vedessi la nonna se non sembrava neanche lei, non lo ha toccato, ma se lo toccava davo in seconda piena in campo, che spaccavo da Dio a testa, non mi interessava quello che davo incontro dopo, a me in quel momento lì non interessava, mi sono fatta così, sa, mi so così Claudio, guai si, sì, no che litigo per stupidaie, per sciocchezze, perché uno fa rumore, guarda, quello piuttosto sopporto. Ma se mi tocca le creature, mia famiglia divento matta. Cosa vuol dire matta? Ti sento molto emozionata. Sì, perché mi so tremenda in quel momento. Anche se sei un amico, anche più un amico difendo io. Sì, anche se è un amico, perché me lo so falsa. Se ti dico qualcosa di in presenza mia, e in presenza di quell'amico che senti che può risponderti. Certo. Non da Dio Spy, perché da Dio Spy siamo capaci di parlare tutti. Allora quella lì è vigliaccheria, capisci Claudio? Certo, sì. Sono d'accordo con te. Sono dura e anche sono molle, diremo. Ti temerà capire, no? E va ben così, certo. E va ben così. Va bene, ciao. Buona trasmissione, ciao. Grazie, ciao. E sì, in effetti l'amica Laura ha perfettamente ragione. Sono sempre pensati essere un po' come il padrone. Loro sono Dio, cioè loro si identificano. Sono padroni, da 2000 anni sono sì, padroni. Si identificano con Dio. Ma renditi conto, don. Sì. È termine spagnolo che indica signore. Comunque, vabbè, vediamoci un attimo. Pronto? Pronto? Sì? Claudio? Sì? Ciao, sono Alba. Ciao Alba. Non fare scappare Giampaolo che ho bisogno di parlarci poi. Vabbè, Alba e Giampaolo vuol parlarti. Dimmi. Sì, volevo chiederti una cosa. Prima avevate parlato di uno scritto dove c'è un prezzo da pagare per ogni cosa, per ogni peccato. Sì. Dove si può trovare? L'ha tirato giù da internet, però aspetta un attimo, perché me lo sono appena messo via. No, perché guarda che è una cosa... Ma guarda che la scissione che ha fatto Lutero è dovuta a questo, perché vendevano il paradiso, vendevano l'urgenza. Sì, questo l'ho sentito, però che messo in quei termini lì non l'avevo neanche mai. Non l'avevi mai sentito tu? Non avevi mai sentito su Lutero, letto... Bambini o bestie e non con una donna pagherà solamente 131 libbre e 15 scudi. Il sacerdote che deflorasse una vergine pagherà 2 libre e 8 scudi. Sì, no, io questo è una cosa che non mi è mai... Scusa, che cos'è il giubileo per te? Cosa pensi che sia il giubileo? Secondo la religione cattolica praticamente sarebbe il perdono dei peccati. Però questo è, basta che paghi. Cosa hai fatto? Beh, tu non so. La città che ambisce per i suoi abitanti o per i suoi sacerdoti, frati o moniche, la licenza di mangiare carne e latticini in epoche in cui è proibito, pagherà 781 libre e 10 soldi. Sì, ma lì allora lo mettevano proprio in termini di denaro. Anche adesso non cambia niente. Guarda che anche adesso è.
tu vai a Roma, sì, vai in albergo, non è che vado vai a pagare nelle... come? Non vai nelle chiese, vai a fare la processione, vai a dargli l'elemosina, non spendere soldi, se mettiamo in termini di denaro, quando Wojtyla dice e fare anche oltre a smettere di bere e di fumare fare anche opere di carità, cosa vuol dire? Che gli devi dare soldi? Ma io posso farle diversamente le opere di carità. Sì, ma opere di carità, guarda che è venuto fuori sulla stampa, non c'è il tarifario. Questo è un tarifario che venne fatto da un papa Leone X. C'è un vulcano nella testa. Ma comincia sempre così all'inizio. All'inizio è un grande caos che affiora. Ragazzi, l'inizio è sempre un momento di fragili equilibri. Guardatevi il film Giordano Bruno, anche se è vecchio, riguardatevelo. Dimmi, allora... dimmi Alba. Gianpaolo? Sì. Oh Gianpaolo, ciao, bisogna di parlare con te. Deve parlare con te. Se vai di là, magari lo chiami. Non adesso, mi basta. Solo che non riesco più a contattarlo per telefono. No, ho tirato via il telefono da casa. Ok, dopo comunque telefono a Claudio quando ha finito. Va bene. Ciao. Okay, ciao bella. Ciao. Allora, quando parlano di opere di carità, significa dare soldi alla Chiesa, non significa altre cose, ricordatevelo. Cioè, gli eufemismi, cioè quando si usano degli aggettivi, io dico che Giampaolo è brutto, ma sono io che dico che Giampaolo è brutto. Ma Giampaolo per un altro è bellissimo. Cioè, se io dico che Giampaolo è brutto, cosa si fa nelle vostre teste? King Kong? Cioè, pensate che Giampaolo sia come King Kong? No, è una persona che io vi definisco con un aggettivo. Però lo definisco io con la mia immagine, col mio sentire. Ma voi dovete tradurre nella vostra testa con la vostra immagine e il vostro sentire. E adesso fermi tutti, perché mi sono ricordato che devo fare un discorso che non ho più fatto. Allora, il resto della rassegna stampa andrà per stasera. Il tuo discorso è troppo importante. È perché non l'ho fatto e bisogna che lo faccia. Io vi ho sempre parlato nel crogiolo dello stregone, in tutte le trasmissioni che ho fatto, che bisogna accedere alla conoscenza, alla consapevolezza e al sapere, e che la conoscenza, il sapere e la consapevolezza vanno rubate, vanno prese, vanno afferrate. Ora si sta diffondendo un concetto fra alcuni radioascoltatori che quello che dico io va bene per le persone povere, umili, eccetera. No, guardate che avete sbagliato tutto. Il sapere e la conoscenza, la consapevolezza serve anche per far schei. Cioè, fare soldi, dire, se io per esempio faccio l'operaio in fabbrica, il mio compito è quello di essere il miglior operaio possibile, ma non per la fabbrica, per me. Perché se io sono il miglior operaio possibile, posso cercarmi un altro lavoro in un'altra fabbrica a migliore prezzo. Posso contrattare di super minimi nello stipendio. Se io faccio il dirigente, devo fare il miglior dirigente possibile. Perché? Perché questo mi permette, se un giorno mi gira e bye, di andare in un altro posto e avere un miglior stipendio possibile. Allora, per me devo sviluppare il sapere e la conoscenza. Se io faccio l'imprenditore, devo farlo al miglior modo possibile, nel modo più utile possibile. Perché? Perché io devo sapere che devo lavorare al meglio per avere il meglio del personale che posso avere a disposizione. Per cui io, siccome vivo in un paese, vivo in una società che misura le cose attraverso il denaro, che misura le cose attraverso i soldi, fare i soldi e avere soldi o avere denaro non è assolutamente ignominioso, anzi, se è un modo per dire a me vi altri, e vi altri vale per chiunque, a voi non mi fregate, voi a me in culo non me la mettete, perché c'è la ristrutturazione industriale, c'è la ristrutturazione sociale, c'è il livellamento a livello mondiale delle classi produttive, c'è le trasformazioni economiche, e tutte queste avranno milioni di vittime. Vittima per voi altri, soggetto di carità, non lo faccio. Per cui io devo fare, qualunque mestiere faccio, qualunque cosa io faccio, devo fare al meglio possibile, perché quello strumento che ho nelle mani mi permette di contrattarlo al meglio possibile anche in altre situazioni. Allora, cosa voglio dire con tutto quanto sto discorso qua? Voglio dire che fare soldi o vendere al meglio è una roba comunque positiva. Cioè, se io ho un negozio di borse, sta a me dire ho solo un negozio di borse, oppure
apro il negozio dove mi è più utile, studio la situazione di mercato migliore, vendo le borse migliori, vendo le condizioni al meglio, faccio quello per guadagnare più soldi. Cioè, cos'è che squalifica la persona o dequalifica la persona? Non tanto i soldi, ma il modo con cui fai i soldi. Cioè, se io dico, io gli metto in culo i più deboli, truffo i più deboli per avere denaro, faccio delle azioni malvagie. Non è il denaro che qualifica l'azione malvagia, è come io mi comporto per raggiungere l'obiettivo. È il fatto che io non faccio un lavoro, non faccio delle cose, non faccio delle mansioni al meglio, ma cerco di fregare le persone. Questo dequalifica una persona. Un'altra cosa ancora, siccome io ho fatto tutta la lotta rivoluzionaria negli anni 70, negli anni 80 e anche negli anni 60, anche se ero piccoletto, io ho visto un sacco di gente che pensava di essere di sinistra, pensava alle riforme sociali, solo perché non aveva soldi e non aveva prospettive. Quando hanno avuto soldi e prospettive, sono tutti cambiati, sono diventati tutti di destra, tutti diventati, cioè, c'è stato un cambiamento radicale nella personalità delle persone. Ora, ricordatevi questo, che se qualcuno dovesse aver paura che il denaro lo cambia o che il denaro lo trasforma o di pensarlo in maniera diversa solo perché hai soldi, beh, e se è meglio che comincia fin da subito a pensare in maniera diversa. Cioè, non è, cioè, se il denaro, se il possesso del denaro costringe a pensare le cose in maniera diversa, a vivere le cose in maniera diversa, beh, attenzione un attimo, adesso no. Se porta a vivere le cose in maniera diversa, beh, allora se è meglio già vivere fin da subito in maniera diversa. Cioè, per cui fare soldi nel nostro sistema sociale, il nostro sistema sociale vive attraverso relazioni di denaro, per cui è giusto fare i soldi con le regole, cioè rispettando le regole, rispettando quello che è la relazione sociale, quello che è rispettando le norme. Non è possibile commettere reati, non è possibile fare delle infamità, non è possibile sopraffare il più debole, non è possibile. Però fare soldi è importante e stare bene economicamente, fisicamente, psicologicamente è importante perché serve anche per tutti. Cioè, se io vivo in un sistema sociale dove le persone stanno bene, quando ci sono delle crisi o quando ci sono dei momenti di defiance, le persone che stanno bene possono dare una mano per superare la crisi. Ma se le persone che dovessero invece stare in un sistema sociale sono povere, non hanno pensato a stare bene, ad arricchirsi, fra virgolette, poi non è un arricchimento, a stare bene, cosa succede? Succede che abbiamo dei soggetti di carità. Cioè quando ci saranno delle crisi economiche ancora più forti, delle ristrutturazioni economiche, delle ristrutturazioni sociali, eccetera, saranno delle persone talmente deboli che saranno dei soggetti di carità. Per cui se il sistema sociale vive con le relazioni sul denaro, il denaro deve essere quello che voi puntate non per arraffare, ma per costruire le relazioni, e dovete costruire il vostro benessere. Per cui il pensiero deve servire per costruire benessere. Se il pensiero non vi costruisce benessere, se l'arte dell'agguato non potete usarla per afferrare sapere e conoscenze nello stesso tempo per creare delle migliori condizioni di vita, le siete a perdere. Cioè, o le cose servono per costruire il benessere, oppure le cose non servono, sia benessere fisico, psicologico, eccetera. E ogni persona che si avvicina a noi e sta bene, è una persona preziosa. Se la persona non sta bene, noi siamo sempre disponibili a dare una mano nei limiti del possibile, però questo comporta sempre un impoverimento dell'insieme. Cioè, se l'insieme, se le singole persone sono povere, l'insieme è povero. Se l'insieme, le singole persone nell'insieme sono ricche, sono benestanti, stanno bene, hanno costruito la loro vita, hanno affrontato le contraddizioni, si sono messe nelle migliori condizioni possibili all'interno del sistema sociale, qualunque cosa facciano, facciano politica, facciano economia, facciano scienza, facciano i contadini, facciano i tecnici, facciano gli operai, facciano gli spazzini, facciano i postini, facciano i dirigenti, facciano gli imprenditori, qualunque cosa facciano, la facciano in modo tale da soddisfare i loro bisogni e le loro necessità, allora quel sistema sociale è ricco. Però non pensate mai al denaro come un dio, come un demone, come qualcosa. Il denaro è solo un mezzo
per costruire delle relazioni all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Non è né un dio né un demone, sono gli esseri umani che lo trasformano nell'uno nell'altro a seconda dell'uso che ne fanno. Si può usare il denaro per costruire il benessere sociale, si può usare il denaro per costruire la schiavitù sociale. Sono altre determinazioni che determinano questo, non il denaro in se stesso. Per cui se uno dice io non so, vendo giocattoli, farò il mio meglio per vendere i giocattoli al meglio, e vendendo i giocattoli al meglio soddisfa un sistema sociale, le sue esigenze, i suoi bisogni, le sue contraddizioni che arrivano, e nello stesso tempo cerco di stare meglio io, perché se io sto bene anche gli altri possono stare bene, faccio circolare denaro. Ricordatevi bene che quando una fabbrica chiude per la ristrutturazione e si perdono 5.000 posti di lavoro, 3.000 posti di lavoro, 1.000 posti di lavoro, sono 1.000 stipendi meno che girano, ed è necessità di ricostruire un altro cammino, un altro processo di trasformazione affinché quei 1.000 stipendi arrivano, e che significa che ci saranno commercianti che venderanno meno, e che significa che qualcuno tenterà di risparmiare anziché andare al supermercato grosso o al negozio sotto casa o al discount, e così via. Cioè, c'è tutto un processo di impoverimento sociale che si ripercuote a catena. Non c'è soltanto lui, glielo fatta pagare lui che se ne è in culo. Non esiste questo. Tutte le cose in un sistema, in un insieme, si ripercuotono l'una sull'altra in continuazione. E non esiste uno che si chiami fuori. Quando c'è il saccheggio di un sistema sociale, allora c'è qualcuno che si arricchisce e tutti gli altri si impoveriscono, ma allora in quel momento c'è il saccheggio del sistema sociale, e dove c'è il saccheggio c'è solo la miseria, dove la miseria va a finire che l'unica cosa per tornare fuori dalla miseria è quello di devastare gli esseri umani, trafficare in prostituzione, trafficare in bambini, trafficare in schiavi, trafficare in sottolavoro, trafficare in tutto. Per cui ricordatevi, stare bene, costruire la propria strategia di vita è il primo modo per essere dei pagani. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao, sono la Simonetta. Ciao Simonetta. Come va? Bene. Bene. Tra l'altro volevo dire che hai una voce molto, molto giovane, invece ti ho visto una sera per televisione, per mi pare Telealto Veneto, visti alla radio. Ho quasi 50 anni, sì. Sono rimasta veramente stupita, dalla voce sembreresti molto più, più giovane. Permettimi una cosa, saluto Giampaolo. Sì. E è lì? Sì, sì, qua. Cioè, ecco, stamattina ero passata a trovarti, ma non c'eri a casa. Quando? Stamattina a 10:30. Non c'eri a casa, a 10:30. Ma sono stato fuori un attimo al supermercato. Mi dispiace, vabbè. Mi dispiace anche a me molto, comunque quando vuoi fai una... Ma non hai più il telefono? Non ha più il telefono. Non ho più il telefono, il portatile solo. Vabbè, allora chiama tua. Mi dai il telefono tuo. Vabbè, senti una cosa, niente, volevo solo chiederti se mi sai indirizzare per un libro che parla di Lutero in maniera abbastanza approfondita. E spiega praticamente le origini un po' del protestantesimo. Io ecco. Non ti sto illustrando una cosa del genere, ma se tu vai in qualsiasi libreria e chiedi di avere informazioni, loro hanno un libro con tutti gli elenchi di libri che sono scritti. Sì. E ti puoi vedere dai titoli quella storia, non so, del protestantesimo, ti trovi una storia del protestantesimo, lo trovi benissimo. No, pensavo tu ne conoscessi uno specifico. No, mi sono mai interessato a parte le notizie varie che ho, ma ho capito. Cioè nello specifico. Io non sono uno studioso, tieni presente. Sì, sì, no, ma so che magari. No, non ho nessuno sotto mano, veramente. D'accordo, grazie lo stesso. Grazie infinite. Ciao, arrivederci, ciao. Va bene, qui stiamo un pochino arrivando alla fine della trasmissione. Comunque quello che voglio dirvi io è questo, cioè non esistono oggetti che demonizzano la persona. Ciò che fa la persona è ciò che la persona è, ciò che torna indietro alla persona e che trasforma la persona stessa. Ma l'oggetto in sé non è in grado di trasformare la persona. Per cui se uno dice io voglio fare i soldi, cioè io faccio questo lavoro e devo avere i soldi che mi servono per vivere, per mi servono anche per la sicurezza del futuro, lui deve farlo, guai se lui non fa questo. Per cui non demonizziamo nessun oggetto. Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Senti, prima l'alba ti chiedeva un libro, sì? Non so, che riportasse quello che avevate detto a proposito delle pene che davano in... Ah no, sì, no, ma c'è un fax che è arrivato di un pezzo di... Sì. Di Leone Decimo. Sì. No, io volevo dire se era possibile, tra l'altro ce l'ho questo libro, sì. Quindi se l'alba è interessata
potrei farglielo avere come vuoi. È intitolato Vicari di Cristo, il lato oscuro del papato, di Peter De Rosa. È un libro grosso anche, c'è parecchia roba, no? Vicari di Cristo? Vicari di Cristo di Peter De Rosa. Guarda, c'è da farsi venire prima i capelli bianchi, poi dritti, poi... insomma, ti ritrovi capellone anche se sei calvo. Vabbè. E lì dentro, è che ho cercato adesso, mentre tu andavi avanti con la trasmissione, lì dentro, credo, e c'è anche un capitolo dove parlano proprio di queste pene pecuniarie che venivano date proprio all'interno della Chiesa. Ecco, era un tarifario che uno, addirittura poi, insomma, addirittura per l'aborto, per altre cose, un po' per tutto. Adesso lo do per radio, così se i radioascoltatori lo vorranno vedere, sto libro se lo prendo. Sì, credo, guarda, poi ma ci sono dei capitoli che addirittura... un capitolo parla di un capitolo intitolato I papi eretici. Sì. E no, dice lunga, no, con tutte certo. I 2000 anni che si danno da fare, si tirano sulle maniche per bruciare gli eretici, gli antipapi, no? E poi ci sono papi eretici, poi ne hanno fatti tutti i colori. Guarda, leggere là, no? Leggere, come si può dire, con spirito proprio. Ma io non vorrei neanche dire di parte. Cioè, uno dice, no, mi metto a leggere e perché tra l'altro poi fa riferimento a tantissimi libri, no? Mm. E è andato a fare, cioè ha preso un po' è un signore che ha scritto, ma vedessi quanti riferimenti dà di libri, credo che questo qua come minimo per scrivere un libro del genere ha consultato un'enciclopedia o una biblioteca intera. Sono studi quelli. Sì, certo. Ma anche ha cercato veramente di stare più possibile con testi che riferiscono fatti storici realmente accaduti. E quindi tutto attorno, insomma, viene fuori veramente una cosa... Vabbè, Marco. Un'altra cosa, questa volevo proprio suggerirtela, se ti interessa. Tu all'inizio fai sempre una mezz'oretta di lettura veloce, sì, di vari capitoli di, certo, quello che è un po' il tuo elaborato, no? Sì. Sinceramente, ti dico che mi interessa di più la seconda parte della tua trasmissione. La prima, magari, se sto anche lavorando, la ascolto meno attentamente. Però, per esempio, oggi... ho ascoltato un po' attentamente, ho detto, beh, vediamo, visto che insomma voglio ascoltarla la trasmissione. Vedi, secondo me tu leggi delle cose anche interessanti, cioè sarebbero probabilmente quello che leggi non è una stupidaggine, qualcuno ci ha pensato sopra ed è arrivato a delle conclusioni e anche dei ragionamenti, no? Perché quello che porti, che leggi, credo sia il frutto di ragionamento, no? Boh, va avanti. Sì o no? Vorrei questo alla fine, siccome fai la lettura veloce, poi dici, beh, adesso passiamo, non so, per esempio, ad altre cose, oppure alla lettura delle varie cosette della stampa che mi sono ritagliato. Certo. Ti sarebbe possibile, per esempio, alla fine riassumere, per esempio, in tutto quello che hai letto in uno o due concetti e metterli là in modo che sia qualcuno... Cioè, detti con parole tu hai capito cosa voglio dire? Parla con le parole mie, non è possibile, Marco. Insomma, vedi, vorrei capire... ti dico anche perché non è possibile, se vuoi. Perché non sto semplicemente leggendo, sto facendo un atto di magia e di stregoneria. Chi capisce, capisce, chi non capisce, non... lo sto facendo apposta, capisci? Ma quando fai la lettura veloce, alle volte non lasci il tempo... magari alla frase che hai appena letto di poterla afferrare, allora alla fine se mancano tutti questi concetti, tutti questi, come si può dire, questi piccoli agganci, io non riesco a farli, alla fine non riesco ad avere il pensiero che tu vuoi trasmettere. Lo so, Marco, lo sto facendo apposta. Sto tentando di costruire qualcosa. Lo so, ma e sto afferrando le persone che riescono ad afferrare dividendo da quelle che non sono in grado di afferrare. Lo so, ma allora facendo apposta. Comunque vendo dopo il libro, ho capito, per cui... Sì. No, ma visto che fai sto lavoro per radio, insomma, dopo uno magari trova più comunque difficoltà... Guarda che quelli che sono riusciti a capire immediatamente le cose hanno cominciato a registrarsi e a riascoltarsi. No, ho capito. E hanno cominciato a studiarsi la prima parte e hanno capito cosa stava succedendo. Quindi, insomma, bisogna stare all'occhio e con l'orecchia... Io non posso fare diversamente, perché se facessi diversamente... come che vedo che lo fai sempre, quindi... Credo che deve essere importante per te, perché insomma non manca mai nella tua trasmissione questa prima parte, quindi dico avrà una certa importanza. Sono i libri che ho scritto che stanno tentando di costruire il futuro. Sì, sì, ho adesso capito. Però devo mettere giù il sabato. Sì, ciao, ti saluto. Ciao, scusa.
scusate, devo chiudere qui la trasmissione perché c'è Mario finalmente in ascolto, stavolta non sarà registrata, per cui non dovrò stare qui in radio a dire è una registrazione, è una registrazione, è una registrazione. Mario è qui che sta aspettando, io lascio la trasmissione, la mia trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo, qui con me c'è stato Giampaolo, a proposito, se vogliamo salutare. E vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte di Magia, Stregoneria e Paganesimo e ci risentiamo giovedì prossimo con l'ultima parte del Crogiolo del Male. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetistiche, Cassella Postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie di avermi ascoltato e a risentirci a stasera alle ore 19.